Benvenuti ragazzi, io sono Dora e benvenuti e bentornati sul mio canale. Se vedete che inizio a commuovermi, è normale, come sicuramente avrete letto dal titolo. Oggi video super super speciale, oramai manca pochissimo al parto e quindi mi sembrava oramai giusto andarvi a svelare, tra virgolette, quello che sarà il nome del nostro piccolo leoncino. L'ho sempre chiamato leoncino, nocciolina, piccolo cucciolo, tanti tanti nomignoli, però ancora effettivamente non avevo svelato il vero e proprio nome. Poi alcune ragazze mi avevano proposto su Instagram e anche su YouTube, se non erro, di fare un video apposito e quindi sono qui per registrarvi questo piccolissimo e specialissimo video. In realtà non sarà un nome, ma saranno due nomi, perché sennò abbiamo deciso di dare anche un secondo nome al nostro piccolino, anche se ovviamente si chiamerà principalmente con il primo nome. Per l'occasione vi mostro anche una cosina che ho proprio fatto fare appositamente per questo video. Ce ne sarebbe stata anche un'altra, però purtroppo ancora non è pronta. Quella che non è pronta è il fiocco della nascita. Se vi va di seguirmi su Instagram, sicuramente ve lo mostrerò lì, quindi se non mi seguite su Instagram vi lascio qui sotto il mio nickname. Prima di svelarvi questo piccolo segreto vi invito gentilmente a lasciare un like di supporto sotto questo video e ovviamente se vi fa piacere vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei caricamenti video. Quindi ragazzi, il nostro piccolo si chiamerà... Ebbene sì ragazzi, il nostro piccolino si chiamerà Vincenzo Noah. Allora, vi spiego un attimino in maniera molto veloce la scelta di questi due nomi. Allora, Vincenzo, semplicemente perché mio suocero si chiama Vincenzo, io in realtà ero sempre quella che diceva non chiamerò mai mio figlio come mio suocero, anche dopo comunque essere entrati in casa avevo questa idea. Poi però negli anni mi sono legata tantissimo a mio suocero, una persona meravigliosa che sicuramente, assolutamente, si merita, com'è che si dice, di portare avanti l'eredità del nome, non lo so, comunque si chiamerà Vincenzo come mio suocero, mentre il secondo nome è Noah. Allora, se avessimo avuto una femminuccia, avevamo già ovviamente anche per lei programmato un primo ed un secondo nome. Il nome Noah, chi mi conosce praticamente da anni, parlo forse di 10-12 anni, sa che è stato sempre uno dei miei nomi preferiti in assoluto. Io dicevo sempre costantemente a Dennis, quando avremo un figlio lo chiameremo Noah. Ovviamente oltre a tutto quanto il significato che sta dietro al nome Noah, quindi a livello biblico eccetera eccetera eccetera, è uno dei miei nomi maschili preferiti in assoluto, quindi il nostro cucciolo si chiamerà Vincenzo Noah. Questo, se ve lo state chiedendo, è stato fatto a mano da una ragazza che io ho contattato su Instagram. Ovviamente su Instagram, subito dopo la pubblicazione di questo video, comparirà il post con questi tre articoli. Questo in realtà è il primo, adesso vi mostro gli altri due, in maniera tale da potervi linkare la pagina di questa ragazza per chiunque volesse vedere i suoi progetti, contattarla, eccetera, eccetera. È stata davvero gentilissima. Tra l'altro questo, se ve lo state chiedendo, è un pupazzetto, è un orsacchiotto tutto quanto cicciotto dentro, tutto quanto riempito, perché lo voglio mettere nella culletta sia in ospedale sia poi ovviamente nella carrozzina, perché in ospedale non mi faranno portare il fiocco. Successivamente abbiamo fatto fare, sempre da questa ragazza, sempre con la stessa fantasia, quindi celeste con queste stelline, non so se riuscite a vederle per bene in telecamera, abbiamo fatto fare anche questo bavaglino bellissimo, sempre con la scritta Vincenzo Noah e con il fiocco ricamato. E poi infine, ragazzi, questo è favoloso, abbiamo fatto fare il portaciuccio. C'era anche la versione con tipo il bottoncino, la clip. Io però preferisco questa qui con l'elastico, che poi non so se rende l'idea, ma è davvero grande grande la stella, sempre con i due nomi, quindi con Vincenzo Noah. Quindi ragazzi, questo è tutto, io sono stra felice finalmente di avervi rivelato i nomi e quindi finalmente lo possiamo chiamare come lo chiamiamo io e mio marito, il piccolo Vince. Quindi ragazzi, io vi terrò assolutamente aggiornati su Instagram e ovviamente qui su YouTube sul momento parto, anche perché per chi non sapesse tutte le vicissitudini, io dovrò fare il parto cesareo programmato e quindi vedrò se riesco a girare una serie di video da, non lo so, poi caricare tutte assieme o comunque in maniera segmentata per portarvi un pochino con me, dato che tantissime ragazze mi hanno detto che potrebbe essere una cosa molto utile. Quindi io ragazzi, emozionatissima, vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video e vi aspetto al prossimo. Ciao!